Se in stagione regolare è chiusa a pari punti, se la differenza fra il secondo e il terzo posto l'ha fatta solamente un gol, oggi probabilmente è molto di più di una finale. Oggi è resa dei conti per vedere chi veramente è la più forte. Amici di Fuori Area, appassionati del grande calcio giovanile, buon pomeriggio, vi giunge da via Stefano Vai, campo del Monte Spaccato, dove tra poco inizierà Football Club Roma, la finale delle fascia B Elite. Subito le formazioni, iniziamo dal Football Club, quest'oggi designata squadra ospitante. Agli ordini di mister Barano scendono in campo Nota, scorta a Premici, Liburdi, Cardelli, Siciliano, Impadomani, Bernardi, Chidi, Meledandri e Nolano. A disposizione l'ex calciatore di Lazio, Brescia e Regina, porta con sé Diamanti, Ferrari, Maestrelli, Sconciaforni, Signorini, Fratini e Craxi. Risponde invece la Roma, che tutta la stagione è stata guidata da mister Bruno Banal, ma oggi in panchina figura anche Alessandro Rubinacci, che schiera Romagnoli, poi Costanzo, Cega, Spinozzi, Ciavattini, Vogliacco, Odianose, Papavero, Muzzi, Argomenti e Dinolfo. A disposizione i due Rubinacci, Banal porta con sé Bartolometti, Macciocchi, D'Alena, Franchi, Bordin, Marrocco e Iacuzio. Qui accanto a me c'è il nostro direttore Alessandro Grandoni, che appunto con me seguirà questa finale, per cui da subito vorrei chiedere un parere, pochi istanti dall'inizio del match, su che gara si aspetta. Sicuramente un match equilibrato nel corso del campionato, hanno avuto la meglio una volta per parte, all'andata al football, al ritorno la Roma, sono due squadre che in semifinale hanno ottenuto la qualificazione fuori casa con gol all'ultimo minuto, quindi hanno dimostrato una grande condizione fisica, fattore che si potrebbe rivelare determinante anche quest'oggi. Da qui è ottima la mattonella per cercare una battuta, parte proprio il Pallomeni che scheggia la traversa, incrocio di pali pieno, poi attenzione di testa, ci aveva provato Nolano e l'ultima parola per essere di Chiri, che con il destro ha messo al lato. L'avevamo detto, questa potrebbe essere un'ottima occasione per il Football Club, infatti il Pallomeni ha centrato la traversa. Realizzare, intanto adesso il football prova a snodarsi sulla questione di vista con Nolano, che rientra, prova il destro Nolano e trova un gol magnifico Nolano e sblocca la gara lì e rientrano sul destro, l'ha cercato, l'ha volito e ha trovato un incrocio di pali delizioso per il Football Club, che adesso, poco dopo il quarto d'ora, passa in vantaggio e sblocca la gara. Il match, perché è costretto ad attaccare per riprendere il football. Attenzione, Rinolfo in posizione centrale, riesce comunque a portarsela sul sinistro. Rinolfo è nata con la prima parata, adesso però Odianosa, attenzione, cerca di spostarsi da quel sinistro, viene fermato. Muzzi ancora per Odianosi, Odianosi di testa, la domestica, poi gioca per Papavero, Papavero in possesso di palla, Papavero ha intestazione di linea, prova il sinistro, in realtà era un filtrante, poi comunque riesce a rimettere verso Odianosa che prova il destro e riesce fuori una buona conclusione che Nota deve bloccare a terra. Pronto Argomenti a partire con il destro, Argomenti va in porta, si alza però troppo il pallone, non deve neanche intervenire Nota, che di fatto ha guardato tanto il pallone, spegnersi alto sopra la traversa. Sulla corsia di sinistra ci pensa Panolano a alimentare il pallone, ma attenzione, il rilancio è sbagliato, intuisce Papavero che recupera il pallone, Papavero zona libero per lui, scarica verso Muzzi carica il destro, Muzzi e il pallone che sfiora il palo e termina la sua corsa sul fondo, e forse è questa la prima clamorosa occasione per la Roma, che cede il pallone a Nolano. Nolano apre alla perfezione per Impallomeni la mette giù con l'interno del piede, cerca poi Bernardi con il diagonale, il pallone viene deviato in calcio d'angolo. Mucchio di uomini proprio sulla linea di porta, giocatori che cercano adesso di uscire dal fuorigioco, cercato lungo un saltatore, riesce però comunque a girarsi benissimo Cardelli, che prova a rimettere in mezzo per un proprio giocatore, è stato Premici a poi la battuta con il sinistro e Romagnoli l'ha dovuta mettere in angolo. Sotto calcio d'angolo però dall'altra bandierina se ne occupa ancora Nolano, che va con il destro centrale, palla forse troppo lunga, c'è stato un fallo all'interno dell'area di rigore ed è un calcio di rigore assegnato al direttore di gara, che estrae anche un rosso, bisognerà capire all'indirizzo di chi. È stato Cieca a rimediare questo cartellino, probabilmente una trattenuta in aria ravvisata dal direttore di gara, forse un colpo proibito, non si è capito bene, c'è stato un po' di confusione, ma fatto sta, la cosa più importante è che al nono minuto il Football Club è andato al dischetto per ipotecare questa finale. Nolano contro Romagnoli, fischia il direttore di gara, parte Nolano, arriva al 2-0 del Football Club, ancora con Nolano, e adesso gli Orange al 10° minuto della seconda frazione inizia a mettere le mani sulla coppa.
minuto 74 del quale ricorre il quarantennale proprio quest'anno. Attenzione, il lancio lungo, Romagnoli esce male, il rovesciata, ci ha provato Meledandri che trova un gol pazzesco, Meledandri, e la chiude lui la finale, la porta lui la coppa a Via del Baiardo. Un gol di pure sito, quello del numero 10 Orange, che ha punito l'uscita errata di Romagnoli. Ci ha provato in pallomeni a correggere di testa, l'aveva soltanto pizzicata il capitano Orange, e Meledandri in rovesciata l'ha messa dentro, e adesso gli va a prendere l'abbraccio del proprio allenatore, perché il football, quando siamo al 25esimo del secondo tempo, mentre i nastrini di Orange alla coppa. Ha liberato la difesa del football, che cerca immediatamente di ripartire. Roma che fa buona guardia, pallone in avanti, Bordin prova a difenderla, cerca di accentrarsi, entra dall'out di sinistra, su di lui puntuale la chiusura di Siciliano, però attenzione perché Scotto D'Antuono ha portato il fischietto alla bocca e ha fischiato, decretando il calcio di rigore in favore della Roma. Bordin contro Noda, Bordin, Noda con i piedi la respinge, però poi Bordin con il tapin trova il gol, che al 33esimo minuto di questa seconda frazione prova a riaprire questa gara. Parte D'Alena che va al centro, non tocca, però attenzione il pallone che balla sulla linea di porta, è Siciliano, deve allontanarla proprio lì, viene fermato, è stato Fratini a cercare Craxi in profondità, Roma che prova subito a ripartire, il pallone per Iacuzzo, Iacuzzo non è fuori gioco, Iacuzzo davanti a Nota, Iacuzzo, Iacuzzo con il destro, viene fermato da Nota, però attenzione ancora Iacuzzo in possesso di palla, cerca di correggere, attenzione il pallone che filtra verso D'Alena che in mezzo a rovesciata ci ha provato, ha sbagliato però mira, il pallone si è spento alto sopra la traversa, ha dormito qua la retroguardia del football club, ha provato a punirla Iacuzzo, sarò bravissimo però Nota, insomma sbaglia, allora football che può ripartire, attenzione perché Craxi davanti a sé nella strada, Craxi si porta il pallone avanti con la testa, Craxi prova il destro, Romagnoli respinge, ma attenzione perché sul pallone sta arrivando Fratini e invece no perché ci arriva Maestrelli e la porta lui, la chiude lui la partita, però attenzione perché si è alzata la bandina dell'assistente, ma il signor Scotto D'Antuono ignora la segnalazione da parte del proprio collaboratore di linea e quindi il gol viene assegnato al Football Club, che dopo aver tremato la chiusa è stato Ferrari a trovare la zampata giusta dopo l'errore di Craxi, o meglio il miracolo di Romagnoli, ci aveva provato Fratini ma poi è arrivato Ferrari a mettere la parola fine e a chiudere una finale che la Roma pochi minuti fa aveva cercato di riaprire, ma che il football adesso ha definitivamente chiuso. Che pensava avessero concesso il fuorigioco e l'assistente che invece indicava il centrocampo, comunque fatto sta che il football è sul 4-1 e credo che meritatamente insomma si appresti a vincere questo titolo. Assolutamente sì, infatti oltre agli episodi veramente il football ha giocato una partita incredibile, adesso si alza però il secondo giallo all'indirizzo di Sconciaforni che probabilmente ha rimediato il cartellino nei minuti seguenti al quarto gol. Qui a poco il triplice fischio da parte del direttore di gara, il rinvio lungo e finisce qui il football, vince la categoria allievi fascia B Elite dominando una finale incredibile da parte degli Orange che hanno letteralmente annichilito la Roma spodessandola dal trono e prendendosi quel titolo Elite che tanto cercavano dall'anno di fondazione della società Orange. Può partire adesso la festa dei ragazzi di Baronio dopo una stagione incredibile condotta in testa dopo tutto il giro d'andata, poi il calo arrivato nella seconda metà, ma la risalita in questi playoff dove la squadra di Baroni ha veramente tirato fuori tutte le sue potenzialità andando a vincere prima sul campo della nuova Torte Teste, replicando poi su quello della Priglia, ma soprattutto piazzando la ciliegina sulla torta quest'oggi, rifilando 4 gol alla Roma e alzando la coppa.